Ciao a tutti amici di Every Eye, qui è il vostro Felice con la nostra rubrica Happy Gamer. Oggi iniziamo una nuova serie sull'MMORPG di NCSoft, Aion, oppure Aion con la pronuncia inglese. E la protagonista della nostra avventura sarà questo mio personaggio, che è un esploratore, un'esploratrice, che faremo diventare un arciere, chiamata Shana. Volevo chiamarla Shana con una A sola, ma era già preso, quindi è diventata Shana, però noi la chiameremo comunque Shana e non Shana. Come ho detto, ho scelto la classe esploratrice perché voglio fare un arciere, anche se lo start di inizio, vedete, con questa spada corta o pugnale, a seconda dei punti di vista, e quindi per ora siamo un personaggio melee, ecco, però noi punteremo poi a diventare degli arcieri. Ho già affrontato le prime 2-3 quest, quelle proprio iniziali, ecco, fino ad arrivare, diciamo, qui al primo accampamento, cioè siamo partiti inizialmente, guardate, da qua siamo partiti e ho fatto un paio di quest lungo questo percorso per arrivare qui al primo accampamento, dove dovrebbero darci le missioni, diciamo, le prime missioni tra virgolette vere. Ne ho già un paio che ho raccolto da alcuni, diciamo, NPC che c'erano qui. C'è un cuoco che vuole appunto che gli andiamo a trovare della carne di Airone Rosa, quindi dobbiamo andare poi a ucciderli. E un altro invece, un mercante, che vuole che andiamo a recuperare dei barili di vino dalla fattoria di Ager, o Ager, insomma, come volete pronunciare anche questo. Mettiamo tutto qui a fianco per avere una visuale un po' più chiara. E andiamo adesso a prendere, tra virgolette, anche le quest principali dal generale Callio, eccolo qua. Voi, Deva, che seguite il senso della luce. Ok. Allora, gli altri mercenari devono sorvegliare il villaggio e tenere d'occhio i sapien del posto. Quindi vuole farci fare una prova. Vediamo un po'. Dobbiamo selezionarla già adesso, la... No, ok, dobbiamo selezionarla alla fine. Incontratevi con Ampeis, l'intermediario dei legionari di Callio all'ingresso della foresta di Daminu, o Daminu. Ok, vediamo dov'è. Bella lontana. Bella lontana, direi che dovremmo passare di qua. Beh, direi che prima completiamo le quest. Le quest che abbiamo già... Parlate con Muranes, anche questa. Ok, teniamo tutto qua, diciamo. Perfetto. Allora, vediamo. Non so però dove sia Muranes. È qua per caso? Ok. Quindi, con prima cosa, andiamo a cercare la carne di Aironi dal becco rosa. Che, se non sbaglio, le avevo intravisti, diciamo, qui vicino al lago, comunque. Senso da queste parti, sling dagli artigli affilati. Vediamo se per caso magari ci segna la zona. Attiviamola come quest principale proprio da fare ora. No, così me l'ha tolta, peggio ancora. Devo ancora capire un attimo. Trova. Qual è la zona? Ah, è qua. Quindi no, non è da questa parte. Bene, allora proseguiamo per la via, diciamo, del continuo. Pensavo che fossero quest... Controlliamo anche l'altra. Beni abbandonati. Trova. Ok, quindi sono tutte in quella zona. Perfetto. Allora proseguiamo. Senza problemi, andiamo avanti. C'era qui il mercante, magari possiamo acquistare qualcosa. Diamo un'occhiata. Un'arma magari un po' più forte. Acquistare oggetti. Allora, quella che abbiamo adesso ha 15-17. Questo però è l'oggetto che ci dava poi come premio, tra virgolette. Ci dava come premio anche la quest, quindi eviterei di comprarlo e... Proseguiamo semplicemente per la quest e guadagniamocelo in questo modo. Che ne dite? Ok. Proseguiamo quindi di qua. Lago di Cliona.
Ok, qui c'è Muranes. Eccolo qua. Che penso ci darà delle quest. Ah, è una signora. Signorina Muranes. Perché arrivate solo ora? Scusi, mi ero perso, stavo tornando indietro. Allora. Ah, video. I Cherubin hanno invaso la fattoria di Agar. Dove devo prendere il vino anche. I contadini sono fuggiti e ora la fattoria è deserta. Ci penso io. L'interpretazione dell'attrice è stata... Quindi insomma... Devo far fuori eccoli qua. Eliminate 5 Cherubim dalle corna corte. Sarà fatto. Qui che animali ci sono? Ecco, Eirone dal becco rosa. Eccolo qua. Facciamoli un critico alle spalle con la skill. Ok. Non abbiamo tantissime combo, ma... Carne di Eirone. Sinceramente, di questo non mi interessa. Ok, a caccia di altri Eironi. Qua. Vedete, alle spalle li facciamo un critico con la nostra abilità che ho sull'1. E anche con la combo sul 2 li facciamo abbastanza danno. Ok. Siero, questo va bene. Pezzo di artiglio di Eirone, no, questo invece sì. Bravi questi mostri che non attaccano. Qua ce n'è spawnato un altro. No, non volevo raccogliere roba. Vai! Perfetto. Vai! Ok, carne. Eccola qua. Ok, ne abbiamo... Ok, 3 su 3, quelle che ci servono. Ok, quindi adesso pensiamo a liberare la fattoria. Che è là. Usciamo dall'acqua, magari. Questi dite che sono forti? Voglio provare a colpirne uno. Oh. Più o meno come gli altri. Forse fanno un pelino più di danno. Sì, forse un pelino di più di danno. Polvere di ossa. Prendi. Questo lasciamolo stare perché è grosso e non ho voglia di provare a scoprire se sia forte o no, ragazzi, quindi. Ma è vero, non vi ho chiesto una cosa. Vi va di lasciarmi nei commenti secondo voi il motivo per cui, diciamo, ho chiamato il mio personaggio Shana e perché l'ho fatta, diciamo, fisicamente in questo modo e ho deciso di farla arciere ed ho scelto di farla, diciamo, della razza degli angeli, tra virgolette, bianchi. Quindi mettete insieme Shana, capelli castani, pelle chiara, arco e ali bianche e vediamo chi di voi... diciamo riuscirà a intuire il perché. Gli darò un biscottino. Quindi dobbiamo far fuori quelli dalle corna corte. Che sono, non sono questi, ma sono questi qua. Però non vorrei che si aiutassero a vicenda. Proviamo. Un backstab anche a questo. No, non si aiutano a vicenda, va bene. Togliamo davvero poco, ragazzi. Abbiamo davvero poco. Soldi. No, questo non ci interessa. Questo ci interessa. Vai. Perfetto. Usiamo anche un po' di un buff. Non fa mai male. Alla faccia del buff. L'abbiamo shottato, ragazzi. Se volete farmi shottare anche questo non mi offendo. No, 5, 4, 3, 2, 1.
Questo non l'abbiamo shottato. Vai, vai, Shana. Vai. Ok. Ci curiamo, ragazzi. Ok. E ora uccidiamo questo. Buff. E attacco. Vai. Pam. Dai, dai, dai. I suoi amici lo guardano morire tranquillamente. Ok. Li abbiamo presi tutti. Ok, quindi direi che andiamo a fare... Ah no, il vino. Qua c'era anche il vino da prendere. Vediamo un po'. Dove potrebbero essere delle casse di vino? Queste cosa sono? Niente. Delle damigiane, qualcosa, no? Qua dentro, no? Era qua giusto il vino? Il vino dei barili di vino della fattiva... Ah, barili. Quindi barili... Questi. Perfetto. Signore. Stia tranquillo. Stia tranquillo. Stia tranquillo. Oh, ma... No, adesso, a parte tutto, ora dovete spiegarmi alcune cose. Punto primo, come faccio... Ah, sì, fai quello che vuoi. Come faccio a curarmi tutto quel tempo mentre loro mi tartassano? Punto secondo, come diavolo facevano dei mostri lì a colpirmi a 30 km di distanza? Ah, Dio mio. Ah, mi ha fatto pure tornare all'inizio, cioè proprio... All'inizio. Ogni volta devo fare 30 km. Non c'è un modo un po' più rapido. Cioè, guardate fin dove mi ha fatto tornare. Obelisco. Forse dovevo attivare questo. Dite, è molto probabile che dovessi attivare quello, ma me ne sono accorto solo ora. Alla foga di raggiungere il primo accampamento e... a virgolette, poi di preparare, diciamo, l'inizio della serie, mi sono... Beh, insomma, potete ammirare, diciamo, il paesaggio che mi sono fatto, tra virgolette, a piedi, da solo, prima di iniziare la serie, insomma. Sapete qual è il vero problema prima? È che mi hanno attaccato in due. Insomma, io non è che ho tutta sta resistenza alla fine, quindi... Oddio, scusate. Quindi, insomma, sono rimasto un po' così. Ecco, siamo quasi arrivati all'accampamento. Fortunatamente non è che fosse più così lontano. Oh, la musica di sottofondo devo dire che è molto carina. Pesciolini. Allora, andiamo a cercare... Sarà questo l'obelisco? È questo? No. No, è più... È questo, questo qua. Eccolo qua. Ce la puoi fare. Sì, paga. Ok, quindi se... Beh, tanto che siamo qua, consegniamo la quest. Quella della carne. Al mercante, che è questo. Guardate! Guardate! Va bene. Ok. Cosa mi dai di buono? Passate più spesso da queste parti, guardate! Ah no, scusate, passate, questo è quello del vino. Questo è quello della carne. Dell'altro? Portatele a Feira. Ah, ok. Feira chi è? Questo melampo. Feira, ok. Pensai ero straconvinto. Però abbiamo fatto la... No, non abbiamo fatto... La missione principale, però, non me la sento di andare avanti, ragazzi, con quest'arma. È troppo debole, quindi... Entrate. Concordate con me, compriamo qualcosa di un po' più forte, ragazzi. Compriamo... So che poi ce lo dà il pugnale... Ce lo danno. Però magari poi possiamo equipaggiarne due. Proviamo.
Magia non ci interessa. Ok, proviamo. Addio. Allora, come si apre la scheda proprio del personaggio? No. Vediamo un po'. Con cosa si apre? Scrivo qua. No. Vabbè. Allora, inserisci pietra di mana, niente. Quindi adesso abbiamo equipaggiato questo, che è un po' più forte. È uguale, è cambiato qualcosa? No, è identico però. Quanto ho capito, forse due non ne posso equipaggiare, quindi contemporaneamente. Buona sapersi. Non ho parlato con questo, magari aveva una quest per me. Sì, infatti. Incontrate Maidle, riferitele un messaggio. Va bene, sarà lontanissima, penso. Namus, Ampeis. Boh, insomma, quando la vedremo, gli riferiremo il messaggio. Ok, andiamo adesso a terminare la quest che abbiamo iniziato prima e che abbiamo fallito, quindi... Questa è nel server per principianti, quindi non ci interessa. Me lampo. Mi dica. Perché succede? Libro per Namus. Tra i libri che mi ha mandato ieri mio padre c'era anche la ninfa nel folklore popolare. So se il libro è giusto. Ok, quindi dobbiamo portarlo al tipo. Okay. Vi chiedo di prestare il vostro impegno. Allora, intanto reportiamo la missione che abbiamo fatto prima a Muranes. Ok. Perché arrivate solo ora? Scusa. Procuratevi la zanna di Cherub piede grande e andate con questa da Muranes. Ok, adesso però vorrei finire quella del... quella del vino. Se ci riusciamo. Dopodiché faremo questa della zanna. Poi vediamo un attimo un po' come rigirarci. Ah, questa volta, prima di provare a raccogliere il vino, faccio fuori tutti quelli che ci sono intorno. Quindi questo facciamo fuori. Ok, li tolgo un po' di più, dai. Faccio fuori tutti, ragazzi. Così non rischio. Shottato. Alcuni vengono shottati direttamente. Dai, 5, 4, 3, 2, 1. Dai, vai. Ok. No, questo. Ma questo è respawnato. Vabbè, ragazzi, proviamoci. Me l'ha dato il vino? No. Curiamoci. Riproviamoci. Ok. Attenzione. Ne manca uno, ragazzi. Questi sono i momenti in cui vorrei avere qualcuno a darmi una mano. Vino. Ce n'è uno un po' più imboscato. Allora, colpo critico. Ok, questo è il nostro timer, però finiamo la quest perché... Se no... È maleducazione.
Basta, diamocene. Scompariamo. Beh, dai, tanto che ci siamo, facciamo questa qua. Procuratevi la zana di Chero Piede Grande. Se è a portata di mano, diciamo. Ah, mi dice che la zona forse è questa. No, aspettate. Mostra la mappa. Ah, ok, è questa qua. Piede Grande, Piede Grande. Dove può essere il Cherub Piede Grande? Cherub Piede Grande. Eccolo là. Ce n'è qualcuno anche qua? Non sembra. Ok, eccolo qua. Ma noi due. Zanna. Ok. Altri due. Quello qui. Due, perfetti. Uno qua. Ok. Sarà arrabbiato. E l'ultimo. Ok. Vai, vai. Perfetto. Il medio portento. Ah, questo è una cosa che mi può essere utile. Che mi può essere utile. Che mi può essere utile. Me la equipaggio tipo qua nel... Facciamo nel 6. Nel qua. 6 qua. Ok. Ok, andiamo a consegnare queste due missioni. O meglio una, credo, perché l'altra... Quella che abbiamo fatto del vino era... Ah no, andiamo anche a consegnare quella del vino e poi ci stoppiamo. Ok, raga. Niente, spero comunque che questa serie vi possa piacere. Io avevo giocato ad Ion un annetto fa, però non ero forse neanche arrivato già fin qua, perché avevo proprio iniziato, poi per qualche motivo non ero riuscito ad andare più avanti per motivi di tempo. Forse era uscito Guild Wars 2, quindi ottimo motivo. Vai, vai, Shana. Vai, Shana. Dai. Fai un cavallo o delle ali. Ciapa la tua missione. Perché arrivate solo ora? O non romper le scatole. Vabbè, dobbiamo darle al capitano Caglio. Dobbiamo andare comunque di qui per consegnare il vino. Ok. Salve Derek. Un altro con due Derek. Allora, prima il capitano Caglio. Voi Deva, che seguite il senso della luce. Dobbiamo scegliere, allora, scarpe di stoffa dell'esploratore, PM. Senza fisica, 9-17. Beh, io direi che questi mi intrigano di più. Ok. Me li equipaggio anche. Yeah, abbiamo gli stivaletti, quanto siamo carini. Questa vuole qualcosa, ma lo vediamo nella prossima puntata. Diamo il vino al tizio. Guardate! Guardate! Va bene.
Ok. Perfetto. E niente, per questa prima puntata su Ion della nostra rubrica Happy Gamer con la nostra Shana è tutto. Iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere se il video vi è piaciuto, datemi dei consigli, dato che non so giocare ad Ion, sto imparando man mano che mando avanti la serie. E quindi ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye!